Ragazzi, benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video. Questo video è un video che tempo fa ne avevo accennato e me l'avete richiesto in tanti, cioè quello di fare semipermanente a casa con gli smalti che avete tutti nelle vostre pochette, nella vostra make-up collection che possedete. Qualsiasi smalto preso da 1 euro, 50 centesimi, il più caro, il meno caro, li potete utilizzare tutti con questo metodo e vi svelo cosa ci serve. Allora, innanzitutto ci servono 3, 4 cose indispensabili, 4 sono sì, 4 cose indispensabili per fare il semi permanente a casa, ovviamente, però utilizzando gli smalti, tutti gli smalti che volete, colorati che voi possedete. Allora, la prima cosa importantissima che ci serve, perché senza di questo non può venire, è il fornetto. Questo qui io, tra l'altro, ragazzi, l'ho preso dai cinesi e mi ci trovo benissimo perché ha le lampade ugualmente quelle per, come si dice, a UV, e poi dentro è a tipo effetto specchiato e quindi serve per riscaldare. E mi ci sono sempre trovata benissimo e mi piace tanto. È fatto anche a due bottoncini per il timer, per attivare il timer, oppure proprio lo mettete all'infinito, quindi vi riscalda fin quando voi volete. E questo qui pensate che io l'ho pagato dai cinesi per 12 euro, quindi una spesa fattibile, super ed economico per un fornetto, anche perché io non lo utilizzo per farle alle persone, ma soltanto su di me, quindi a uso personale. Poi un'altra cosa che ci serve sono due cose. Allora, una lima che ci serve per appunto far aderire lo smalto sull'unghia in modo che si fissi. Infatti adesso, dopo questa intro, vedrete come io l'ho applicato su di me. Ho fatto questa nail art con il rosso, molto semplice, e ci vuole una di queste, non so come si chiamano, lime. Comunque, se andate, cioè io non sono esperta del campo, comunque una lima di queste rigide che serve appunto per far sì di far aderire lo smalto sull'unghia. Poi un'altra cosa che c'è di bisogno è questo qui, che è un primer che va applicato prima di mettere gli smalti. Questo è un primer fissante per far sì che lo smalto aderisca bene all'unghia. E questo qui è della Mesauda, l'ho pagato tipo 5 euro, qualcosa così, ma veramente vi dura tantissimo perché è liquido, non è appunto a smalto, ed è una lozione, diciamo, per metterla sopra lo smalto. Appunto, vedrete poi i passaggi, come lo applico. Poi un'altra cosa che è ottima, cioè che dovete avere perché per fare il semi permanente, è lo smalto a gel trasparente. Questo è sia base che top coat, non so se si riesce bene a vedere, è sia una base per applicare lo smalto e sia un top coat. Vi faccio vedere anche come si presenta per farvi vedere, farvi capire un po', vedete com'è, è così gelatinoso che si deve asciugare alla lampada. Quindi queste sono le cose che dovete avere per fare un semi permanente e poi applicate lo smalto che desiderate. Ovviamente il tutorial per come realizzarla vera e propria ve lo faccio vedere, perché ci sono dei passaggi da fare e quindi vedrete tutto come si realizza. Però veramente, se siete amanti del semi permanente e per ogni volta vi fa, come si dice, vi fate fare, ci vogliono 10-15 euro, qua fate una spesa, vabbè, di 30 euro, però ce l'avete per sempre perché con gli smalti che avete a casa li potete utilizzare. Io in questo caso avevo utilizzato lo smalto di Kiko, questo qui semplicissimo, che è il 238, un semplice smalto. Mi sono fatta il semi permanente e mi sta durando da 10 giorni che già ce l'ho su. Mi sta stancando, essere sincera, perché io poi sono una tipa che mi stufo facilmente, quindi magari lo toglierò, ma non perché si sta scheggiando, si sta rovinando, proprio perché poi mi stufo il colore. Anzi, fatemi sapere se può interessare come togliere il semi permanente, nel caso vi interessi anche questo video.
E in più cosa volevo dirvi? Quindi adesso vi lascio alla realizzazione della mia nail art, potete mettere glitter, potete mettere qualsiasi cosa voi vogliate, io l'ho fatta alle mie sorelle, a mia nipote, l'ho fatta con qualsiasi smalto che avevo a casa, della Pupa, dell'Asiatè, cioè veramente non ho problemi per quanto riguarda, cioè non c'è bisogno di andare a comprare gli smalti colorati UV. Perché bastano quelli che avete a casa e avere soltanto le quattro cose indispensabili per farvi il semipermanente. Quindi questo è il mio consiglio, una cosa che vi devo ricordare è che una volta che fate il semipermanente non cercate di non toccare acqua per almeno 1 o 2 ore, nel senso evitate di lavarvi le mani almeno per un'oretta e evitate se dovete farvi lo shampoo, la doccia, fatela prima. E poi vi fate il semipermanente perché l'acqua tende a farlo andare via, a non aderire bene. Quindi la cosa che vi consiglio è questa, perché io la prima volta ho fatto questo errore e poi ho capito. E quindi ci tenevo a dirlo. Adesso vi lascio al tutorial e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un like, scrivete nei commenti le vostre esperienze con il semipermanente, se lo fate a casa, eccetera, eccetera. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!